Dopo poche ore di gioco è già possibile rendersi conto che The Sims 4 si posiziona esattamente in bilico tra la novità assoluta e lo scenario tipico della serie. Situazioni fuori dagli schemi, case da costruire, intere famiglie da accudire. Eppure, il nuovo mood fresco e vibrante ha posto The Sims 4 sotto una nuova luce, conferendogli quel piccolo tocco di personalità capace di entusiasmare i fan alla ricerca di nuove atmosfere. Naturalmente, tante sono le novità rispetto ai capitoli precedenti e non tutte gradite al pubblico. La reintroduzione delle barre di caricamento tra una zona della città e l'altra, l'assenza di alcuni elementi chiave della serie, quali toddler, le piscine, la possibilità di guidare le auto e buona parte dei lotti comunitari, hanno di certo contribuito ad alimentare le perplessità. Tuttavia, bisogna osservare The Sims 4 nel suo ampio insieme, che comprende anche notevoli innovazioni, le quali hanno aperto nuovi orizzonti e rivoluzionato il classico gameplay. Basti pensare alla modalità Crea un Sim, che appare totalmente rinnovata in nome di una maggiore libertà. La possibilità di plasmare ogni singola parte del nostro sim è eccezionale, così come anche la possibilità di progettarne la sua individualità. I nuovi tratti e le nuove aspirazioni permettono di delinearne in modo preciso la personalità. A questo si affianca la nuova intelligenza artificiale, che guida efficacemente i nostri sim attraverso il loro modo di agire e reagire. L'umore muta letteralmente il modo d'essere del nostro personaggio, che si comporterà sempre in maniera coerente al proprio stato d'animo. Inoltre, è migliorato notevolmente il sistema che gestisce le azioni dei sim, che adesso possono accavallarsi e quindi compiersi contemporaneamente, permettendoci di assistere a nuove interazioni spesso divertenti. Sottolineando al contempo un'attenzione un po' più marcata per le stramberie, il nuovo capitolo della saga si presenta come un vero e proprio generatore di situazioni, che quindi fa leva sulla curiosità del giocatore e sulla sua fantasia, più di quanto non facessero le precedenti iterazioni. Tante le critiche mosse all'assetto di Willow Creek, suddivisa nelle sue sei zone, delimitate da bordi invisibili che è possibile oltrepassare solamente incappando nelle barre di caricamento. Da una parte, la nuova schematizzazione dello scenario alleggerisce in maniera evidente il gameplay rispetto all'imponente open world presente in The Sims 3. I tempi di caricamento sono davvero brevi, al di sotto dei 10 secondi, e vale la pena di affrontarli in nome di una piacevolissima esperienza che permette a qualsiasi utente di giocare con una fluidità garantita. Dall'altra parte, a livello di contenuti, Willow Creek poteva essere molto più densa. Sono pochissimi i lotti comunitari, e la scomparsa delle Rabbit Hole, ossia quei luoghi in cui non era possibile seguire il nostro sim, di fatto riduce la mole di possibilità a disposizione del giocatore, che potrebbe esaurire prima del dovuto gli stimoli. C'è da dire che se nella visione di Maxis ci dovesse essere l'idea di ampliare la città aggiungendo progressivamente nuove aree davvero interattive, il futuro di The Sims 4 potrebbe essere davvero roseo, ma buona parte della tenuta del gioco dipenderà dal supporto del team di sviluppo, che dovrà essere costante e intenso. Piacevolissima è invece la nuova interfaccia minimale ed essenziale, che non ingombra la visuale e permette al giocatore di visualizzare solamente ciò che serve. La grafica in stile cartoon rimane forse il maggior punto di debolezza del gioco. Decisamente, Maxis poteva regalarci un rendering dei personaggi un po' più realistico e dettagliato, che avrebbe convinto non pochi utenti. Degna di nota invece la colonna sonora dai toni allegri e frizzanti, che contribuisce come sempre a creare una bella atmosfera durante il gameplay. In questo quarto capitolo, The Sims compie delle scelte sicuramente difficili, sacrificando alcuni importanti aspetti per rafforzarne enormemente degli altri, mantenendo in equilibrio pregi e difetti. Anche al netto di un look troppo morbido e non particolarmente indovinato, i miglioramenti all'interfaccia, l'ottimizzazione del motore e un forte rispetto per la creatività bastano a sostenere un prodotto comunque solido. I maggiori problemi rimangono sotto il profilo contenutistico, e per questo speriamo che il supporto degli sviluppatori possa in futuro essere pronto a sopperire alle mancanze,